Ci riuniremo prima di venerdì, come sempre, per decidere come muoverci in occasione dell'elezione dei presidenti di Camera e Senato. È una tappa dovuta. Ma sulla presidenza delle Camere, invece, voi vi aspettate che una Camera, presidenza di una Camera, vada a una forza centro-est che non sia la Lega, quindi a voi, probabilmente? No. Noi ci auguriamo che la presidenza del Senato, in particolar modo, possa andare al nostro capogruppo, ma naturalmente non siamo i soli a decidere, occorre trovare il nostro capogruppo di Forza Italia, poi naturalmente Paolo Romani, poi è evidente che il nostro candidato è lui, bisogna correre a vedere se le convergenze, le intese tra partiti che devono essere tagliate fuori dallo scenario politico, la individuazione delle alte cariche, Presidente Camera, Presidente Senato, non devono obbedire necessariamente alle intese politiche, occorre individuare delle soluzioni che diano garanzia di terzietà, affidabilità e figure istituzionali.